Ciao amici di Nacchio, buongiorno, buongiorno, edizione speciale. Sono qui nello studio e mattina presto. È un video rapidissimo, ma non potevo non fare con voi non un unboxing perché questa cosa è appena arrivata. Ma andiamo subito a vedere cos'è. Apriamo la scatola e bando agli indugi. Eccolo qua, apriamo la scatola e vediamo per la prima volta questo drone, come dire, tocchiamolo e rendiamoci conto di che drone è. Lo spellicoliamo come fanno i miei colleghi. Ecco, lo apriamo, rullo di tamburi e vediamo, è la versione base, eccolo qui. Eccolo qua, colore più grigio, più scuro. Vado a prendere il mini così magari li vediamo uno accanto all'altro, arrivo subito. Eccoli qua, no? A confronto, questo è il mini naturalmente e questo è il nuovo Air. La dimensione li vediamo uno accanto all'altro chiaramente. Sì, più grande, ma mi aspettavo, sono sincero, più grande di dimensione, leggermente più grande, invece sì, è circa un terzo più grande del mini, va bene? Lo sapete meglio di me, ha un nuovo sistema di sensori, qui posteriori, qui anteriori. Ho visto dei video in cui si vede la loro efficacia, insomma. Apriamolo, vediamo. Questa è la dimensione. Però ecco, sì, sicuramente ovviamente più grande, più che altro, più che la dimensione, che è sicuramente più generosa, ma non poi così, è una manovra ardita, ma insomma, lo vedete, no? Alla fine c'è differenza, lo si vede bene, spero si veda, circa un terzo in più, però la vera differenza, devo dirvi, è il peso. Cioè il peso, sicuramente questo è un drone extra light, è la sua forza alla fine, la sua vera grandissima forza di essere un drone che in 250 grammi concentra tanta tecnologia, tanta qualità, e lo sapete, insomma, un drone che io amo tantissimo, ho fatto tantissimi video. Qui c'è tutta un'altra sostanza, tutta un'altra consistenza, si percepisce immediatamente. La batteria è una batteria generosa, una batteria da 3500 mAh che garantisce 34 minuti, dice DJI. Ho fiducia che sia 34, poi se sono 32 non cambia niente, diciamo supera abbondantemente una mezz'ora, che con una batteria è una gran bella cosa. Il piatto forte, oltre alla sensoristica, oltre al sistema OcuSync fra radiocomando e drone, sicuramente risiede qua, in questo meraviglioso oggetto che è il gimbal. Anche qui leviamo la plastichina che sta sotto, naturalmente viene via semplicemente alzandolo così. La testa, il corpo del drone, l'anima del drone, il sensore da mezzo pollice, da 12 megapixel e 48 megapixel in fotografia. La forza si ha a 12 megapixel, con i 48 megapixel non si ottengono poi tutti questi vantaggi, anzi aumenta moltissimo il rumore. Quindi mezzo pollice a 12 megapixel comunque possiamo fare delle gran belle riprese e anche delle gran belle foto, parliamoci chiaro. Non andrei neanche, voglio dire, a cercare questa esagerazione del megapixel fino a se stessa, no? Voglio dire, non è che dobbiamo tutti quanti pubblicare un poster, ecco. La lunghezza focale è di 2,8, può fare riprese a 4K, 3840 per quello che è, non me lo ricordo mai, comunque 4K fino a 60 frame al secondo, poi ascende 2,7K, eccetera. Ha un'infinità, una pletora di funzioni, come DJI ci ha abituato, quindi follow me, tutto quello che vogliamo per fare operazioni, come dire, automatizzate, lui ovviamente le ha. Il peso è 570 grammi, ecco a mio avviso la nota dolente di questo grande drone, l'ho già detto in questo video che ho fatto qui sopra, trovo abbastanza assurdo, 70 grammi non rientri nelle open category. È stata una scelta di DJI probabilmente per il mercato anche più americano che europeo. Se siete operatori CRO potete fare operazioni specializzate in scenari standard, se siete basici naturalmente può volare ma non vicino a persone, infrastrutture, tutto quello che sappiamo. Aggiornamento importante, due cose che sono fondamentali, lo saprete ma ve lo voglio dire anch'io. EASA, anzi meglio dire, ha rinviato di 6 mesi
in entrata in vigore del regolamento, quindi non da 1 luglio ma al 31 dicembre di quest'anno per il Covid, quindi viene prolungata l'efficacia della terza edizione del regolamento ENAC, che è molto interessante perché parla dei droni inoffensivi come lui o come lo Spark trecentinizzato, che ci consentono di rendere tutte le operazioni non critiche anche negli scenari critici, e questo banalmente vuol dire poter volare in città vicino alle persone purché siano protetti dai paraeli, che le cose che già sappiamo dette tante volte. La seconda cosa importante che volevo dirvi è che D-Flight ha tolto quella che è la separazione fra ricreativo e non ricreativo, e quindi molto gentilmente praticamente possiamo registrare il nostro drone a 6 euro invece di 96 euro a seconda che facciamo operazioni più o meno specializzate. Cosa contiene la nostra scatola? L'apriamo. Tutto molto Apple, eh? Eccolo qua. Molti hanno detto, vabbè, perché questa cosa è enorme alla fine, perché è veramente imponente e massiccio di positivo, ma questo ormai siamo abituati, c'ha le levette che possono abitabili, ma questo ormai è una cosa superata. È abbastanza grosso, di prima acchito verrebbe di pensare, rispetto a quello che era il confronto, verrebbe da dire ingeneroso quasi, no? Nel senso, boh, è decisamente più massiccio. Come mai? Beh, in realtà non l'ho usato, ma sicuramente questo aiuta molto al controllo del drone, perché consente una buona presa con le mani, sicuramente più efficace di questa, e sicuramente abbastanza più piccolo. L'altro aspetto molto interessante, molto positivo, è che l'alloggiamento che qui avveniva qua sotto, se in questo caso hanno inventato questo sistema, si tira da qui, non è proprio facilissima, prima volta, dico la verità. Vedete? Quindi il telefonino viene alloggiato in questa posizione, ha una buona escursione, quindi ci entreranno sicuramente telefoni anche di una certa dimensione, e questo è buono perché abbiamo qui davanti, un po' come nella Nafi, il nostro terminale posizionato qui davanti, le antenne sono in questa parte qui, e sostanzialmente questo libera tutte quelle che sono i collegamenti, vedete, i vari cavetti e quant'altro. Una buona soluzione, lo proveremo, ma a occhio mi sembra positivo avere davanti frontalmente il nostro telefonino piuttosto che in basso. Secondo me funziona meglio anche nel controllare il drone piuttosto che, come dire, sono dettagli, ma i dettagli fanno la differenza. Ovviamente la solita qualità DJI, bello solido, compatto, niente da dire. Istruzioni che nessuno legge mai. Che altro nella scatola? Ripeto, questo non è il combo, è il pacchetto base. Troviamo, vabbè, tutti i vari carichi, cavettini per caricare, tutte le varie menate. Ci danno un set e un set di ricambio. Due set di eliche. Un set da montare sul drone e un set di ricambio. Sono eliche a innesto rapido, naturalmente mettiamole sempre dal lato giusto, altrimenti combiniamo un disastro. Le installeremo alla prima prova di volo, oggi non lo facciamo. Il cavetto USB, niente di più. La confezione base naturalmente contiene una batteria, il radiocomando, il caricatore, due set di eliche, cavetti, giustamente, insomma sostanzialmente niente di più. Lo proveremo in volo, non vedo l'ora, diciamo, di accenderlo. Sicuramente non mi aspetto altro che un ottimo drone, perché DJI comunque, ce ne fosse uno che ci ha lasciato, come dire, perplessi. Sono tutti droni fantastici, vanno tutti benissimo, quindi la vera novità secondo me sta nel vedere la qualità del sensore, la qualità delle riprese video, e nel volo quelle possano essere dei miglioramenti magari rispetto al pur ottimo Mavic Mini. Questo secondo me rimane sempre il drone da battere, proprio per il peso, come dire, per la facilità di utilizzo, è piccolo e compatto. Naturalmente questo è un degno avversario, se così dire, tanto sono tutti in casa DJI, quindi si combatte fra di loro. Perché? Perché si presenta con una serie di funzioni, di prestazioni, sia per il sistema del loco sync, sia per i sensori, sia per il sistema di rilevamento degli ostacoli, sia per il discorso video, per tutta una serie di questioni. Sicuramente è un drone che avrà un grandissimo mercato, perché sicuramente è un salto in avanti rispetto a questo per molti aspetti. C'è anche un costo differente, però sicuramente è giustificato dalla qualità. Quello che mi ha stupito come prima cosa è proprio non tanto la dimensione, che sì è più grande, ma proprio la consistenza. Proprio questo si sente che è un po' più, se vogliamo dirlo così, plastichina. Questo è un drone, insomma, ha una sua consistenza non indifferente, si percepisce subito una certa, come dire, qualità anche nel tempo, diciamo, di questo drone. Okay.
giusto un brevissimo primo contatto col Mavic Air 2. E vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo fine settimana, proveremo il drone, speriamo il tempo lo consenta. Grazie a tutti, alla prossima settimana, ciao da DroneArch.